Bagnoli ed il Grande Fratello. La polvere sotto il tappeto della gestione De Magistris. Amianto cielo aperto a due passi dai bambini. Bagnoli convive da sempre con un oscuro fratello, lo stabilimento dell'Italsider. L'ex stabilimento dell'Italsider, per meglio dire. Oggi si parla tanto di Taranto, ma ci si è scordati completamente che a Napoli, nel quartiere di Bagnoli per l'esattezza, c'era fino agli anni Ottanta un'acciaieria praticamente analoga. L'importanza del sito campano era tale che la direzione generale vi aveva sede e che nella stretta dell'acciaio che il paese dovette subire in quegli anni dall'Europa si polemizzò parecchio su quale dei due stabilimenti chiudere, salvo poi, alla fine, chiudere proprio quello di Bagnoli. Siamo stati, nei giorni scorsi, a visitare l'area oggetto, da anni, di una bonifica infinita ed abbiamo trovato, all'aperto e nascosti fra le sterpaglie e gli alberi a ridosso del muro perimetrale del vecchio stabilimento, a poche decine di metri, quindi, dalle case del quartiere, centinaia di grandi sacchi di amianto. Un muro crepato ed abbandonato, quello che dà su via Nassiria, che dovrebbe proteggere Bagnoli, Napoli, da una zona off-limits che ha da sempre spaventato tutti. Un muro inutile, se si stoccano i veleni all'aperto. I sacchi dei veleni fanno bella mostra di sé fra sterpaglie, secche ed assassini. Non vogliamo pensare cosa potrebbe succedere se qualcuno gettasse una sigaretta, una semplice sigaretta. È un luogo quello, soltanto formalmente accessibile agli addetti ai lavori, ma in realtà un vero colabrodo. Tra l'altro a ridosso del Turtle Point, creato nelle vecchie palazzine degli uffici dello stabilimento. Un ospedale per le tartarughe dove perlomeno due volte alla settimana si riuniscono mamme e bambini per giocare con i piccoli animali. Chissà se ci andranno ancora, ora che abbiamo aperto il vaso di Pandora. Poche centinaia di metri più in là, una fila ordinata in continuo aggiornamento con molti operai che si muovono sotto il sole come formiche alacri, guidando carriole, ruspe e carrelli elevatori per ordinare e stoccare sotto il cielo terzo l'amianto killer. Lavoro non protetto, senza guanti, maschere né protezione di qualsiasi genere. L'amianto, per esempio, dovrebbe essere bagnato nel momento in cui lo si tratta. Ma gli operai non temono il pericolo silenzioso, non temono le polveri che potrebbero sollevarsi. Ci rispondono che hanno fatto i corsi di aggiornamento e tanto gli basta. Ci sorridono. Questo però non ci lascia tranquilli. Quella A vuol dire morte, lo sanno tutti. Un vero pericolo ecologico quindi all'Italsider. A poche centinaia di metri dalle contestate transenne del cantiere delle trivellazioni, denominate deep drilling. Quelle per indagare sulla caldera dei campi Flegrei. Quelle che alcuni definiscono altamente pericolose anche loro.